andiamo a ballare da un'altra parte? E perché no? E dove vorresti portare? Adesso te lo dico io. Ok. Oh, dove va? E lasciami! Dove si fa? Dai, la nave non si abbandona. Lasciatemi. Ai piatti chi ci resta? Via fuori col melone. E fuori col melone. Va bene, ci pensiamo noi. Di peso? Portiamo okay. Peso. Ok. Ok. Ragazzi, non vi preoccupate, noi non ci arrendiamo mai. Adesso vi sparo sul rock da 1 miliardo di watt. Ok? Sta arrivando il rock. State a sentire. Tappatevi le orecchie, ragazzi. Tappatevi le orecchie perché sta arrivando. Eccolo qua. E adesso parla. Per essere una festa è poco incasinata, eh? Niente musica, luci spente. Eh beh, non sei contenta? Così siamo soli. E abbiamo tutta la notte per noi. Sai, credevo che non esistesse più gente come te. Ti riferisci al mio fascino? No, alla stronzaggine. Mm. Ma dico, non vanno più di moda scuse così cretine, non te l'ha detto nessuno. Vieni ad una festa e mi porti in una garçonniere. Però in una torre antica. Ah. Peccato, mi piacevi. E se me l'avessi chiesto in un altro modo, forse chissà, t'avrei detto di sì. Mi accompagno o devo chiamare un taxi? No. Perché? Guarda! Oddio, la macchina! Andiamo! E tu che fai qui? Dai, forza, corri! Ma quando lo cambi questo bidone? Forza! Ciao, garçonniere! Patrizia, ma dove vai? Ma torna qui! Ciao! Aspetta! E grazie per avermi accompagnata. Se tu volessi ti accompagnerei sempre. Ciao, buonanotte. Ciao. Credevo non arrivassi più. Il ritardo è quasi d'obbligo al primo appuntamento. Oggi è la mia giornata trionfale, avrei aspettato anche delle ore. Luciano, io credo che qui tu possa chiedere tutto quello che vuoi. Tutto quello che? Tutto quello che vuoi bere. Ah, credevo... Allora ci sparemo giù due bevellini, quelli veri però. Per me va bene. Ok. Non lo chiami? Chi? Il cameriere. Ah già, è vero, bisogna chiamare il cameriere. Cameriere, senta. Un attimo, scusi. Cosa vuole? Cosa vuole lei? Io sono il cameriere. Io sono il capitano. Piacere. Molto lieto. Grazie. Prego. Desidera? Cosa desidero? Forza. Svelti voi.
Sì, ci porti due bellini di quelli super, quelli che fate per le grandi occasioni, eh? Vada, vada. Naturalmente in un solo bicchiere. Perché avete finito i bicchieri? No. E allora ce li porti in due bicchieri, perché in un bicchiere solo. Vabbè che io sono in confidenza con la signora, però tutto ha un limite. Non si permetta, scusi. La signora non è mica una... La è una signora? Signora. Dov'è la signora? Dov'è? Dove è andata? Signora! L'ha vista? Ehi! Cosa c'è? Non voltarti. Cosa c'è? E parla sottovoce. Perché? Non devono assolutamente vederci insieme. Chi non deve vederci insieme? Oh, non importa, poi ti spiegherò. Adesso però fai finta di non conoscermi, sì. E non voltarti. Va bene. Lì. Oh, scusi. Dai, dai, correte. Dai, dai. Vai, vai, vai. Eccoci qua. Ah, allora, no. Quando comincia qua. La conferenza stampa? Qua dietro, qua, qua. Perché fai l'imitazione dell'autostoppista? No, forse vuole bere. Visto, gli è venuta una paresi. Ma stai zitto. Allora, signore, sempre due bellini? Eh? Come due bellini? Siamo cinque. Non cinque? Vede quanti siamo. Perché cinque? Sei bellini. Sei? Perché sei? Sei, perché quattro. Più il capitano che sono io, più... Senti, va bene che paghi tu, ma il sesto, per chi è? Perché se voi foste meno imbranati lo capireste. Siccome siete... Cosa siamo? Allora, signore... Allora sono sei. Sì. Sono sei, l'ho vado. Detto io, sono vado, sei. Vado, vada, vado. Sei. Vada! Sei! Vada! Sei! Prego. Oh, bravo, bravo. Allora, cinque li lascia qua. Il sesto... Dietro qua. Anzi, dietro dove? Dietro qua la signora. Signora. Quanti ne ha bevuti fino ad ora? Di solito ne chiede due alla volta. Come due alla volta? Due alla volta. Allora non sapete no, perdere. Non fare così, stai ma come buono? Chi c'è qui dietro? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Adesso ve la presento io, vi faccio vedere io chi c'è, va bene? Volete che ve la presenti, ok ragazzi? Ragazzi, vi presento Marina. Buono, buono. Era su. Qua Marina, dove andate? Giuro, lei ha fatto sparire la signora, l'ha fatta sparire lei. Eh? L'ha fatta sparire lui, ve lo giuro, era qua. Questi sono chiari sintomi di esaurimento. No, ragazzi, ve lo giuro, adesso ve lo spiego. Adesso allora, io adesso vi spiego com'è successo, io ve lo spiego. Allora, lei si è fermata con la macchina, bravo, mi ha detto, bravo. Mi cambi una ruota, una, tutte e quattro. Allora sì. Le mi ha detto, va bene, allora, tritutrac, poi mi ha detto, andiamo a bere un bellini, uno, due. E allora siamo andati al bar. Sì, prendi, quando siamo arrivati via, al bar, i bellini vai, non vai, c'erano. Vai, allora gli ho detto, boys, boys will be boys, girls will be girls. La gola ti fa male ancora? Non posso parlare. Non ti sforzare, altrimenti è peggio. 38 e mezzo, io chiamo subito il dottore. No, 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 basta che dormo. Mi dispiace solo per la gita. Eccoli, li vedi? Tu non mi credi mai. Luca è malato grave. Ah, eccola qua, meno male che è arrivata. Finalmente. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Dai, andiamo. Dai. Buongiorno. Buongiorno. Siamo venuti a salutare Luca prima di partire. Grazie. Buongiorno. Come Ciao. Sta Luca? Beh, insomma. Come insomma? Ci hanno detto che è gravissimo. È gravissimo, ha 38 di febbre. Ah. Ma che cavolo siete venuti a fare? Sto male. Lasciatemi dormire, no? La cosa migliore è lasciarmi dormire. Sì, il sonno, signora. Il sonno è la migliore medicina. Guardi, signora, lei lo fa dormire per due o tre giorni di fila, sì. Vedrà che guarirà del tutto. Ma, senza mangiare? Ma come senza mangiare? No, soltanto bistecche e patate. Bistecche lo patate. Sa che mio padre è dottore? In cosa? Ma come in che cosa, signora? Suo padre è psichiatra, oh. Il più bravo di tutti. Mm. Io ero un cencio, guardi, signora, glielo giuro. Guardi come sono, guardi come sono. Come sono? Dio, che meraviglia. Sono una meraviglia, e lo so. Ma no, quel quadro, il quadro. Guarda quanto è bello. Che olio stupendo! Che meraviglia! Ma questo quadro, signora, non è bello. È bellissimo. Ma dici davvero che è bellissimo? Bellissimo. Ma no. Mi dica, ma chi è l'autore? Chi è l'autore? Non me lo ricordo, l'ho comprato ad un'asta in vacanza. A un'asta in vacanza? Ma sì. 2 milioni. Ma no, dici che vale così tanto? Ma di più, signora, di più. No. Molto di più, suo padre è psichiatra. Ma di più. Ma vi volete muovere che gli altri partono senza di noi? Andiamo, allora, senta, andiamo. Noi andiamo, signora, che ci vuole fare? Non dovevate salutare Luca? Ce lo saluti lei. Anzi, no, ce l'hanno già salutato loro. Ce l'hanno già salutato. Sì, sì, arrivederla, signora. Va bene, va bene. Ciao. Non si preoccupi, arrivederci. Comunque, signora, si ricorda il quadro? È bellissimo. Oh, grazie, ciao. Lasciami dormire, capito? Non voglio...